Namaste, io sono Astebrave, bentornati ad un altro episodio di Warcraft 3 Reforged. Siamo a metà il giro di boa in realtà, della campagna degli apostrofo non morti, col capitolo 4, la chiave delle tre lune, alcuni istanti più tardi oltre il portale elfico distrutto. Subito dopo quello che abbiamo fatto, appunto, il primo portale, siamo arrivati al secondo, ci stiamo avviando verso il cuore del regno degli elfi. Tra l'altro gli elfi sono una mezza razza in effetti, perché hanno molte strutture che fanno parte del mondo degli umani, però alcune sono speciali loro, quindi interessante come questa cosa. Andiamo pure avanti. Ritiratevi fra gli alberi! Ecco, scappate, elfi maledetti! Hai superato questo portale, maledetto. Sì. Ma non riuscirai ad attraversare il secondo. Il cancello interno di Luna Argenta può essere aperto solo con una chiave speciale che tu non avrai mai. Grazie per avermelo detto, Sylvanas. Stai sprecando il tuo tempo, elf. Non puoi sfuggire all'inevitabile. Credi che stia fuggendo da te? A quanto pare non hai mai combattuto contro gli elfi prima d'ora. Si chiama ritirata strategica, sì. Maledetta! Dobbiamo trovare il modo di oltrepassare il fiume. Comunque gli elfi che usano il legno per costruire ponti mi sembra un po' strano. Però vabbè, vorrà dire che dovranno fare. Le tre lune, distruggi le tre arche magiche, recupera i cristalli lunari. Cavaliere della morte, abbiamo seguito questi nani da Nordania su richiesta del re dei Lich. Ora ti serviremo nel suo nome. Abbiamo seguito i nani, loro arrivano Fai direttamente da Nordania. E vediamo un po' di dire, a parte Pernerub, che è il loro capo. Sto aspettando. Vediamo cosa dicono i ragni. Hai chiamato? Chiamato padrone? No, scusate. Fai la tua scelta. Oh, che ragnatela intricata che siamo. Il mio senso di ragno pizzica. Ovviamente. La settimana scorsa la mia metà superiore era su Super Quark. E quella inferiore su nel regno degli animali. Contro di me non te la cavi facilmente. Non te la cavi. Nel mio piatto c'è una mosca. Complimenti al cuoco. Non sono un tipo appiccicoso. Hai chiamato. Ok, bellissimo, bellissimo, bellissimo. Loro hanno ragnatela che va in automatico e serve per bloccare le unità aeree. Cosa abbiamo con noi anche? Un carro dei morti. Procedo. Che teniamo sul 2. Allora, loro teniamo sul 2. Questo lo teniamo sul 3 da solo. Nessuno e sull'1 teniamo loro, più loro. Serviranno. Più loro. Teniamo tutta sta gente, più Arthas sull'1. E qua facciamo questo in automatico e questi qua devono costruire robe, però per adesso non abbiamo granché di gente. C'è? Comunque teniamo anche, beh, facciamo che andiamo fare. Un attimo di qua. Fai la tua scelta. Torniamo un attimo indietro perché voglio vedere che ci sia qualcosa da queste parti, tipo qualcosa. Nessuno qua sopra. Darmi ordini. Hai chiamato? Stai in guardia. Sto aspettando. Le nostre forze sono sotto. Ah, c'è qualcuno. Cos'è? Un ragno? Parla, idiota. Ah, un ragnetto così a caso. Ah, finalmente. Ser Arthas, i nostri soldati non possono attaccare le bestie volanti. Dobbiamo fare qualcosa prima di essere inceneriti. E li abbiamo appena bloccati. Ci penseranno i ragni delle cripte ad abbatterli. Dai, veniamo tutti di qua, ma magari veniamo tutti insieme, perché sennò adesso un po'... cosa c'è? Inutile sta cosa? Scelta. E adesso li abbiamo portati giù i cavalieri di Draghi Falco e possiamo prenderci cura di sto posto. Quindi qua non possiamo fare niente, quindi dobbiamo andarci a trovare un posticino. Eccolo qua. Quindi voi createmi subito questa. Sì, maestro.
E questa sarà fatta. E possiamo fare anche un cimitero da mettere in mezzo alle scatole, però prima dobbiamo fare delle ziggurat. Quindi facciamone un paio. Ah no, non possiamo costruirle qua, giusto? Obbedisco con piacere. Allora, voi che non avete niente da fare, vi tolgo dal gruppo. Stai in guardia. E questo diventa il nuovo gruppo 1. Finalmente. E sto voi che siete qua, vi metto qua. Per Ner'zhul. E adesso posso mettervi tutti assieme sul gruppo 1 qua. E ho perso un po' di gente. Tu cura magari lui nel frattempo. Ah, finalmente. Ok. Possiamo continuare ad esplorare finalmente qua avanti, giusto per vedere cosa c'è in zona. Si può fare. Un tavolanti qua. Rido in faccia al grido. Gli zeppeli. Stai in guardia. Che possiamo usare per abbiamo rivelazione degli zeppeli e dei genieri. Adesso cosa c'è? Ma ne torniamo un attimo indietro, perché gli zeppeli appunto ci servono per portarli in giro. Sentiamo cosa dicono gli zeppeli. Mi stai minacciando? No. Mi hai spaventato. Da quassù sembrano tante formiche. Pulsanti luminosi. Che voce. Dov'è l'equatore? Evocazione completata. Tu preoccupati delle torri, io mi occupo della minimappa. Non credo di poterlo più cliccare. No. Mi stai minacciando? Ok, dai, va bene. Parla, così per adesso. Idiota. Comunque abbiamo già un po' di raccolta da questa parte, anche se non abbiamo la necropoli, vedete che continuiamo a tirare su un po' di gente. Qua abbiamo bisogno di almeno di uno di più di loro, ma cosa desideri, costruiamo padrone? Un po' di ziggurat, di ziguli. Non si può evocare. Costruiamone una qua, una qua, una qua e una qua, giusto per fare un po' di espansione. E se no è tutto attaccato. Qua possiamo già fare questa? No. Ghoul, venite a tirare giù un po' di alberi intanto. Facciamo nessuno un po' di zona difensiva. Ordine. Togliamo i ghoul dal gruppo e li mettiamo qua. Gelidana, i nostri ragazzi. Affame. Qua c'è qualcuno che non c'ha niente da fare. Al tuo volere. Facciamoci il cimitero da mettere qua. Sarà fatto. Ci facciamo l'altare da mettere qua nell'angolino. Ci sta? Mettiamo qua? Mettiamolo qua. Sì, maestro. Siamo un po' stretti, ma dovrebbe andare bene lo stesso. Evocazione completata. Evocazione completata. Evocazione completata. Adesso cominciamo ad avere un po' di spazio in più. Evocazione completata. Desidero solo servire. Evocazione voi completata. Mettete anche devo così. Versare il mio sangue. Tu fai un altro di questi. Cosa nel frattempo desideri, tu puoi padrone? Fare anche la l'oro la cripta. Da mettere qua davanti. Obbedisco con piacere. E poi facciamo un altro paio di ziggurat. Se io adesso arrivo a loro. Sì, maestro. Perfetto, ritorniamo indietro. Il mio destino è deciso. Poi facciamo pure questa. Serve più legname. Evocazione completata. Sempre gentile Arthas, eh. Evocazione completata. Ah, qua c'ho anche attacchi delle creature oltre che gli attacchi di forza empia. Quindi completiamo questi in maniera bella carica. Ah sì, giusto, c'è questo che non togliamo un attimo questi riposo. Che così evitiamo di combinare casini per niente. Voi potete farmi il tempio dei dannati e il mattatoio tra poco, però vorrei prima creare un paio di altri di questi. Obbedisco con piacere. Ci spostiamo un po' in avanti e
Adesso dovremmo andare lì per la missione primaria. No, abbiamo pochissime missioni secondarie in questo caso. Il mio destino è deciso. Adesso cosa c'è? Gelida anima ha fame. Serve più sì, oro. Sì, serve più oro, lo so. Facciamo tutti i potenziamenti uno di seguito all'altro. Ricerca completata. E ci abbiamo anche quelli di livello superiore. Se avessi un'altra base, quasi quasi. Parla, idiota. Facciamo arrivare un attimo gli zeppeli. Ricevuto. Quanta gente devo tirare su gli zeppeli? Ah, e soprattutto qua cosa abbiamo? Ingegneri, cliente vicino. Allora, intanto spostiamo Stai tutti in qua. Cosa possiamo fare con questi? Squadra di ingegneri, esperti in esplosioni, completata. Particolarmente efficaci contro le strutture. Un altro Evocazione zeppeli e livello la completata. Zona. Usiamo uno di questi? Mi stai minacciando? Questo è lo... Ah, sono gli ingegneri quelli che esplodono da soli. Siamo pronti! Siamo pronti! Facciamo un altro zeppeli. Ok. Gente che ci attacca? Cerca nessuno può darmi ordini. Beh, di tutte mi ha beccato proprio la più lontana. Parla, idiota. Hai chiamato? No, non distruggetemelo. Stai in guardia. Idiota. Ok, ci mettiamo direttamente qua. A parte che posso arrivare qua direttamente con gli zeppeli. Stai in guardia. Però dovremmo essere abbastanza forti. Tu cura quella. Nessuno è andato fuori di qua. Stai in guardia. Sto aspettando. Anzi, sapete cosa facciamo? Il carro dei morti lo lasciamo qua. Fatelo passare però. Ricerca completata. Tieni la posizione. Questo diventa questo. Questo diventa questo. Cosa ok, e tu resta lì. Padrone. Qua abbiamo quasi completato tutte le ricerche. Questo ci costa ancora un pochino. Perfetto. Parla, idiota. Voi farei salire sopra lo zeppelin tra poco. No, questo non deve far parte di questo gruppo. Stai in guardia. Sto aspettando. Ok, e qua vediamo di fare. Ah, posso farli così i ragni, che stupido. Potenziamento completato. Facciamo un po' di ragnetti. Serve più oro. Desidero solo servire. Tu resta qua. Potrei smantellare la cosa. Tipo, se io smantello questo, cosa Sarà succede? Fatto. Il mio destino è deciso. Se io smantello questo, Ricerca dovrei recuperare completata. Dell'oro. Perdo anche la zona, diciamo, però in realtà non la perdo. Il dormiente si sveglia. Il dormiente si sveglia, una citazione. Mi inchino. Quindi io posso smantellare anche questo. E fare. Vabbè, non lo faccio adesso, ma. Abbiamo capito più o meno come funziona sta cosa. Qua facciamo così. Serve più oro. Così intanto facciamo un po' di ragnetti che secondo me sono molto più forti dei nostri ghoul al momento. Cosa? Abbiamo un casino di spazio. Bene. Avanti, 8 di spazio per ciascuno. Tu La sei là tutto fermo. Qua abbiamo la cosa dei non morti che sta arrivando. Qua facciamo GF, GF, GF. Niente si sveglia. C'è un po' di ghoul e basta, oro. Dai. A parte che anche questi ghoul non servono più di tanto. Portiamo questi due direttamente che nel gruppo, c'è? Dai. Nessuno può darmi ordini. Finalmente. Ok. Aspettiamo che finiscano di fare un po' di questi. Poi direi che siamo pronti per scavallare. Adesso cosa c'è? Anzi, andiamo dietro. Si sveglia.
Direi che possiamo intanto scavallare di qua. Completato. Ricevuto. E nel frattempo qua andiamo a distruggere tutto. Siamo sotto attacco. Finalmente. E che cavolo. Finalmente. Sono appena arrivato. Gelidanna ha fame. Andate indietro, ragazzi. Siamo sotto attacco. Si può fare. Cosa? Ok, facciamo direttamente così. E qua mettiamo giù un po' di gente che ci dà una mano. Ok, già molto meglio. Serve più oro. Sì, serve più oro. Questo è già a livello ancora maggiore, quindi possono anche potenziare tutta sta roba qua. Questo lo salviamo sul 9, dai. Che così quando mi ricordo facciamo sta roba. Sta in guardia. Tutta sta gente viene qua sopra di nuovo. Finalmente. Potenziamento completato. Dove state andando? Sì, padrone. Ah, ecco cosa. Ho bisogno anche di questo carro, perché sennò... Ho bisogno di altri carri in realtà. Però va bene così anche, dai. Lasciamo giù sta gente. Il carro dov'è che posso costruirlo? Al mattatoio che non ho costruito, giusto? Quindi facciamo un attimo il mattatoio, già che ci siamo. Così abbiamo anche l'ultima cosa che ci serviva. Niente si sveglia. Sì, non l'ho maestro. Creato il mattatoio, no? Le nostre forze sono sotto attacco. Sarà fatto. Adesso cosa c'è? Stai in guardia. Andiamo ad attaccare tutto. Finalmente. Finalmente. Akadangada. Gelidanna ha fame. Tra l'altro c'è questo qua che sta aspettando, sta cercando di arrivare. Serve più oro. Adesso cosa c'è? Finalmente. Ok, abbiamo distrutto tutto. Praticamente c'è un laboratorio là sopra. Parla, idiota. Evocazione completata. Mi stai minacciando? Di tutta! Serve! Le nostre forze sono sotto attacco. Nessuno può darmi ordine. La tua sofferenza sarà leggendaria. Andiamo giù questo. Si può fare. Così almeno possiamo attaccarlo. Finalmente. Gelidanna ha fame. Sì, abbiamo bisogno di carri. Niente si sveglia. Abbiamo bisogno di carri, decisamente. Beh, questo. Serve più oro. Le nostre forze sono sotto attacco. Abbiamo decisamente bisogno di carri. Parla, idiota. Stai in guardia. È finito Arthas. Ah, è qua. Arthas tra l'altro che è un altro livello che glielo diamo in aura empia. Ah, devo attaccare quello, ecco. Finalmente. Cosa. Siamo sotto attacco. Gelidanna ha fame. Qua mi stanno attaccando. Sembra abbastanza facile, lui continua a curare questa, quindi... Ora, attaccate tutti qua, così siamo sicuri. Qua dovrebbero cavarsela.
tutto di te. Serve più oro. Comunque qua c'è anche una miniera, quindi potrei far venire un tizio qua sopra. Nessuno può darmi ordini. Si può fare. Ok, questo non c'è più niente da fare, quindi lo mandiamo sullo Zeppeli. Insieme a questi? Dove vai tu? Ah, perché va lui a raccogliere, giusto? Ok, allora tu scarica la gente qua. Prendi anche questo. Un po' indeciso. Non posso prendere questo? Ok. Abbiamo finito il nostro primo obiettivo. Serve più oro. Cosa desideri, di qua, padrone? Ti becchi lo Zeppeli. Sì, maestro. Mi stai minacciando? Vai qua. Facciamo che direttamente così. Serve più oro. Ok, 1, 2, 3, quindi 1, 2, 3, venite via da qua. Servire. Ok, voi andate qua. Tu vai a creare la miniera. Serve più oro. Sì. Obbedisco. Tutti qua, tutti qua, tutti qua. Adesso vedo di riorganizzare un po' di cose perché non si capisce un cacchio, se no. Costruisci. Ottimo. Altre ziggurat. Perfetto, adesso vengo a costruire tutto il resto. Quelle ziggurat le mettiamo da sopra. Le nostre forze sono sotto attacco. Avanti tutta! Load qua. E tu fai un load di qua. Le nostre forze sono sotto attacco. Perfetto, voi andate qua. Parla, bisogno di questo. Questo costruisce la miniera. Serve più oro. Serve più oro. Ah, perché non c'è nessuno che sta raccogliendo? No, sì. Serve più oro. Dai, dammi l'oro che mi serve, così posso fare questo. Sarà fatto. Siamo sotto attacco. La mia vita per Ner'zhul. Ottimo, venga tutti, sì, qua. Maestro. Adesso cosa c'è? Tutti qua. Geli d'anima. Fame. Ok, così dovrei avere un po' di gente a disposizione. Qua siamo stati attaccati, ma non è un grosso problema. Voi dovete, non dovete andare là, ma dovete andare qua. Ecco perché non avevo abbastanza oro. Perfetto, qua facciamo questo. Beh, ci serve più oro adesso, effettivamente. Qua abbiamo ucciso quasi tutto col portale, ma adesso vediamo di riutilizzarlo perché servirà probabilmente ad andare da un'altra parte. Cosa facciamo? Veniamo qua. Nessuno un secondo. Può darmi ordini. Tu cosa puoi fare? Ingegneri e un altro Zeppelin? No. Sta in guardia. Andiamo qua dentro finalmente. Tra poco. Abbiamo bisogno di più ziggurat, ecco cosa. Quindi appena abbiamo finito questa, costruisco un po' di ziggurat qua intorno. Così possiamo difendere questa zona. Nel frattempo qua stanno raccogliendo. Adesso che ho, potrei fare un'altra cripta qua sopra direttamente, così da non avere problemi di trasferimento. Effettivamente avere più carri. Quanti carri ho? Beh, 5 carri, 6 carri, quanti sono questi? Direi che vanno bene. Questi li saliamo sul 3. Lo Zeppelin lo lasciamo qua. Arthas, e poi ordini. Che altri tipi di unità evocazione abbiamo? Evocazione completata. Questo lo saliamo sul 2, Arthas sull'1. Adesso cosa c'è? Ho finito i negromanti? Sì. Parla, idiota. Allora facciamo che voi più Arthas più questi li salviamo tutti su... No. Questi li saliamo sul 2. Questo più questi più questi. Adesso cosa c'è? Saliamo sull'1. Ok. La perfetto, mia vita tu fai un po' di ziggurat. Sarà fatto. Il mio destino è deciso. Sì, maestro.
Facciamo direttamente così e qua costruiamo anche un'altra, no, Serve più cimitero, oro. un'altra cripta. Vabbè, direi che per adesso va bene così, dai. Obbedisco con piacere. Ok, e siamo pronti per Ma andare. Allora adesso cosa andiamo. c'è? Le nostre forze sono sotto attacco. Stai in guardia. Nessuno può darmi E ordini. attacchiamo di brutto. Finalmente. Parla, idiota. Evocazione completata. Nessuno può darmi ordini. Evocazione completata. Sta in guardia. Evocazione completata. Faccio un'altra finalmente. miniera se volessi un altro oro, ma credo che siamo abbastanza a posto. Qua torniamo indietro con l'oro. Intanto ci pensa. Pensano i carri. C'è un altro portale. Basta due scariche di questi. Nel frattempo, voi Cosa invocate desideri, padrone? Una cripta voglio. Voi invocate una cripta che piazzo allegramente qua. Il mio destino è deciso. Perfetto, così posso fare un sacco di unità. Ah, qui mi ha creato anche questo, vabbè. Teniamoci questa e la sistemiamo qua. Sta in guardia. Non so come, ma sono riuscito. Ah, perché. Ok. Più o meno. Adesso cosa c'è? Distruggiamo anche questo. C'è altra roba? Bello che si cura una vicenda con catapulte in testa qua. Nessuno può darmi ordini. In guardia. Aspettiamo un attimo a entrare nel portale. Siamo sotto attacco. Evocazione completata. Togliamo questo da qua. Desidero solo servire. Stai curando, quindi dovresti essere a posto. Nessuno può darmi ordini. Ok, qua abbiamo finito di distruggere tutto. Andiamo su di qua. Ma adesso cosa c'è? So che c'è un portale lì, ma dopo ci andiamo. Stai in guardia. Parla, idiota. Finalmente. Ma adesso cosa c'è? Dovremmo essere a posto ancora. Gelidanna ottimo, ottimo. Quindi adesso possiamo scegliere in che portale andare. Andiamo prima in questo. Finalmente. Le nostre forze sono sotto. Gelidanna. C'è anche una certa Silvana qua da affrontare. Abbiamo disintegrato. Parla, idiota. Ricerca completata. Perfetto. Finalmente. Adesso che abbiamo questo, io posso dire tranquillamente a voi: andate direttamente qua dentro. Serve più oro. E questi qua che ho fatto. Fai la tua scelta. Togliamoli un attimo da qua. Il dormiente si sveglia. Questi li teniamo qua. Le nostre forze sono sotto attacco. Ecco, facciamo un po' più di questi. Nessuno può darmi ordini. Wow. Ah, un castello gigante.
Sta in guardia. Si può fare. Forza, forza, spacca tutto. Mi hanno distrutto un po' di carri. Nessuno può darmi ordine. Però fin quando gli distruggiamo la sede centrale. Sta in guardia. Non puoi fare niente se ti distruggo la zona centrale. Ti farò cerca, le nostre forze sono sotto attacco. Parla, idiota. Ma se ti distruggo direttamente i lavoratori? Finalmente. La nostra miniera d'oro. Le nostre forze sono sotto attacco. E io addirittura. Addirittura mi attaccate dall'alto così. Venite a dare una mano di qua. Nessuno può darmi ordini. Abbiamo un lungo passo da distruggere da quella parte. Parla, idiota. Adesso cosa c'è? Finalmente. Abbiamo disintegrato un'altra casa. Nessuno può darmi un'altra base ordine. Più che casa. Ok, tutti fai voi venite pure scelta. Di qua. Il momento. Ricerca completata. Ok. Parla, idiota. E abbiamo finito anche questa base qua. Quindi abbiamo ancora questa da distruggere. Voi siete arrivati di qua, perfetto. Hai chiamato. Allora, dicevamo, adesso tutti qua, tutti c'è? Qua, sto tutti aspettando. Qua. Così ci riaccumuliamo e ripassiamo dall'altra parte. Abbiamo ancora un paio di edifici qua in giro. Per il regno dei ragni. Per il regno dei il ragno dei regni. Forza e coraggio. Quel cristallo lunare è uno dei componenti della chiave delle tre lune. Devi trovare gli altri due cristalli. Vabbè. Se vuoi aprire il portale elfico. Uno in realtà l'ho trovato prima, quindi andiamo un attimo di là, ma prima finalmente distruggi gli altri altari. Uno l'abbiamo già trovato prima, quindi facciamo un attimo un po' di conti. Questo è l'uno, questo è il tre. E questo nessuno può darmi ordini. Rimane sull'uno da solo. È la tua scelta. Nessuno può darmi ordini. A parte io che ti do gli ordini ogni volta. Non sta a lamentarti, giovane Arthas. Hai chiamato per Neruba. Adesso cosa c'è? Ecco, l'unica cosa che non mi piace di questa missione è che il bisogna andare avanti e indietro. Continuazione. Anzi, in realtà a voi vi posso parcheggiare due secondi qua e anche a voi vi posso parcheggiare qua e anche a voi vi posso parcheggiare qua perché a me interessa solo Arthas in questo momento. Tu vai là e tu vai qua sotto, tu vieni di qua. E adesso accomuniamo tutto il nostro esercito. La nostra miniera d'oro la è crollata sotto. Oh mio Dio, è crollata la miniera d'oro. E ne abbiamo un'altra qua a disposizione. Dove devo versare il mio sangue? Sì, maestro. Tu sei lì a curare un po' di roba. Al tuo volere. E di qua a curare anche un po' di roba qua. Stai in guardia. Sei preso secondo così, no? Geli d'anima a fame. Secondo cristallo lunare, eccolo. Abbiamo il secondo cristallo lunare. Il potere del cristallo di luna, vieni a me. E adesso andiamo a beccare il terzo. Si può fare. Siete pronti, ragazzi? Finalmente. Andiamo. Sì, nessuno può darmi ordini. Le nostre forze sono sotto attacco. Parla.
idiota. Nessuno può darmi ordini. Porca, mi hanno disintegrato in un attimo. Nessuno può darmi ordini. Stai in guardia. Ah, finalmente. Dobbiamo curare i nostri. Parla, idiota. Il momento è giunto. Stai in guardia. Tutti sui lavoratori subito, così evitiamo di... Abbiamo bisogno decisamente di più di questi. Non è più possibile a sto punto. Tanto abbiamo quasi distrutto la base. Forza e coraggio. Parla, idiota. Si può fare. Stai in guardia. Desidero solo servire. Voi non avete niente da fare. Ah, giusto, c'è quel piccolo problemino. Le nostre forze sono sotto attacco. Devo spostarle avanti e indietro qua. Adesso cosa c'è? A parte che non serve neanche che faccia il portale, posso andare diretto con gli zeppeli. Le nostre forze sono sotto. Nessuno. Ok, abbiamo distrutto anche la terza. Adesso bisogna prendere la cosa lunare. Quindi andiamo direttamente a prendercela, dai. Ah! Adesso ce l'abbiamo. Ecco il terzo cristallo lunare. La chiave delle tre lune è completa. Yes. Ciò che nessuno può darmi. E abbiamo finito la cosa. Il prossimo è Porta Arthas al portale elfico. Portale elfico. Intanto abbiamo disintegrato tutto. Questo si unisce al gruppo 3. Tale elfico è qua. Adesso cosa c'è? Tutti qua? Fatto, è fatto. Ce la facciamo ad arrivare? Bisogna sbarcare? Sì, bisogna sbarcare là sotto. Io mi... Perché posso cliccare e mi porta direttamente lì? Sapete già la strada? Ah, ok, non sanno la strada completa. Cavolo, se sapete la strada tutta. Ok, tutti stai fermi qua. Perfetto, abbiamo bisogno degli zeppeli adesso. Allora, uno è qua. Mi stai minacciando? E due stanno tipo da questa parte. E uno è qua. E un po' di gente è qua. Allora, tutti sugli zeppeli, quelli che possono. Sì, padrone. Avanti tutta! Ok, avanti tutte. Adesso voi fate da qua. Questi li lasciamo stare. Tu scarica qua. Avanti tutta! Le nostre forze sono sotto attacco. Adesso cosa c'è? Carica tutta sta gente. Scarica di qua. Ah, mi stanno distruggendo tutto, però vabbè. Perfetto. Carica tutta sta gente. Mi hanno distrutto tutti i zeppeli? No, uno. Ok, scarica di qua. Nessuno può darmi ordini. Tanto casino. Parla, idiota. Scarica sta gente. Ah, ho preso gente a caso. Perché non riesco a beccarli? Vabbè, mandiamo Arthas qua e ciao. Finalmente.
Ragazzi, perché non posso attaccare questi? Non avete ragnatela e potete intrappolarmi. Ah, adesso ha funzionato. Ah, c'è qualcuno che ce l'ha. Che cavolo, ce l'abbiamo fatta. Finalmente. Frase tipica. I portali sono aperti. Non appena ci saremo sbarazzati di Sylvanas, il regno sarà nostro. Maledetti mostri! Cosa dobbiamo fare per scacciarvi? Quella guardaboschi inizia a darmi sui nervi. Noi abbiamo finito un'altra missione, un po' più lunga del solito, però comunque ce l'abbiamo fatta. Ci vediamo quindi al prossimo episodio e alla prossima. Vedremo cosa succederà a Sylvanas e cosa succederà soprattutto al nostro flagello. Io sono Ace the Brave, grazie ancora per la visione. Namaste, be brave.